Buonasera, la quarta puntata di Calcio Mercato su Rete 8 in diretta. Intanto saluto Giovanni Tontodonati e Alessandro Alberti. Buonasera Ciao, ad entrambi. Buonasera a voi, ben rivisti. Buonasera a voi. Una puntata particolare perché il pomeriggio di oggi è stato funestato dalla terribile notizia che è arrivata in redazione. La morte del papà del del DS della Pescara Daniele eh, Dell'Icari, un incidente stradale abbiamo anche eh, scritto la notizia, pubblicato la notizia sul nostro sito www.reteotto.it ecco la state leggendo Pescara calcio il lutto in un incidente stradale muore il papà del DS Daniele Dell'Icari, si chiamava Giuseppe padre appunto del direttore sportivo Daniele Dell'Icari è rimasto vittima di un incidente stradale mortale sulla statale 673 la tangenziale di Foggia. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, coinvolto Oltre alla vettura di Giuseppe Dellicarri, ripetiamo papà del DS Daniele, anche un mezzo pesante. È intervenuto anche Leli Soccorso, ma non c'è stato nulla da fare. Non siamo nello stato d'animo ideale, naturalmente per parlare con la consueta leggerezza di calcio mercato, ma lo facciamo per rispetto ai confronti dei nostri telespettatori. Cercheremo di farlo con la solita sobrietà e con il rispetto naturalmente nei confronti di Daniele Dellicari a cui rivolgiamo le più sentite condoglianze. Giovanni assoluto, e Alessandro. Massimo, mando un abbraccio forte a, a Daniele e alla sua famiglia, al fratello, eh, mm. ai figli, insomma ai nipoti. Purtroppo sono notizie terribili, Massimo, queste. Sì. Eh, ogni commento è superfluo. Ogni un abbraccio commento. soltanto a, a Daniele. Alessandro per... Non ho nient'altro da aggiungere, c'è certo. che dire delle cose scontate. Condoglianze a lui e alla famiglia. Allora, andiamo avanti. Cercheremo di parlare di mercato perché c'è questa trattativa, naturalmente, che riguarda l'attaccante Cristian Tommasini. Giovanni c'è stato un altro rinvio no? perché oggi si sarebbe dovuto decidere. Perché il ragazzo è già d'accordo in realtà col Pescara da circa 20 giorni, eh, accordo sulla base di un contratto triennale. Il problema è relativo a, a, alle due società, diciamo. manca l'intesa tra il Pescara e il Pisa. Almeno così sembrerebbe, eh, da quello che ci consta. Domani però il presidente Sebastiani, che sarebbe dovuto intervenire, naturalmente non l'ha fatto per rispetto, non se la sentiva dopo questa terribile notizia di cui vi abbiamo dato conto, eh, ci ha detto Sebastiani che domani avrà un colloquio telefonico a questo punto decisivo eh, con il direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado, che è figlio del patron del club toscano. Insomma, eh, Sebastiani... Si è detto ottimista circa l'esito di questa trattativa. Sì, ma quando c'è la volontà del calciatore di sposare un progetto che è quello del Pescara di Zeman credo che non ci siano problemi. L'unico rischio in questi casi è se si presentasse una società, se questa società facesse un'offerta allettante al Pisa, lo scenario potrebbe cambiare, però non mi sembra questo il caso visto che almeno da quello che sappiamo Massimo non ci sono... Eh, società disposte a pagare il cartellino. Il Pescara ovviamente ha proposto la formula che ha un po' caratterizzato il mercato biancazzurro in queste settimane, quella della percentuale sull'eventuale eh, futura rivendita eh, del eh, calciatore. Il Pisa vorrebbe invece monetizzare, vorrebbe qualcosa subito e poi magari tenersi anche questa eh, percentuale. È un buon giocatore, Massimo, l'abbiamo mirato anche eh, l'anno scorso, sicuramente un giocatore che può dare una mano al Pescara, però non credo che poi i movimenti in attacco finiscano con l'acquisto di Tommasini. Assolutamente. Che idea ti sei fatto intanto Alessandro di queste prime operazioni ratificate al Pescara perché eh, c'è anche da ricordare che eh, ha svolto i primi allenamenti Floriani, Romano, Floriani, Mussolini, classe 2003, terzino destro in prestito con valorizzazione dalla Lazio. È il mercato in linea con tutti gli altri mercati precedenti Pescara, quindi diciamo che quelli, i giocatori che si sono messi in luce l'anno precedente o quelli che possono esplodere vengono comunque già venduti come nel caso di delle monache ancora prima che inizia il calciomercato, quindi diciamo, non mi sorprende vedere le uscite. Per quanto riguarda le entrate non mi voglio sbilanciare. Credo che la, il fatto importante sia che eh, l'allenatore, eh, eh, mi sembra di aver sentito un'intervista recentemente, non si sia neanche strappato i capelli per la partenza diciamo, degli elementi di spicco e come il com com suo costume sta lavorando intensamente adesso, sul lato fisico e sta facendo queste amichevoli con delle squadre diciamo, di piccolo, piccolo, piccolo camottaggio. Quindi diciamo che oggi come oggi è un, è il mercato del pescare è un cantiere aperto come tutte le squadre partendo, partendo dalla Serie A. E volevo sottolineare il fatto che dicevi il fatto che un elemento da sottolineare è anche il fatto che la formula che si ti predilige adesso, anche a livello internazionale, è lasciare certo. sempre una percentuale che ti dà il giocatore. Questo è l'effetto dell'eliminazione della, della comproprietà. E certo. quindi bisognava trovare un qualche cosa che consentisse un escamotage, un escamotage eh. e si lascia questa benedetta. Percentuale. Diciamo che il mercato del pescare è in linea con le possibilità del pescare, con le società diciamo, normali. Poi c'è l'altra parte del calcio che riguarda gli arabi, ma quella è una cosa che mi, mi sembra... Mi, mi sembra mi sembra un altro mondo, insomma, sì, è vero. ci stanno togliendo eh. anche il gusto di, di sognare un po'. No, no, di solito i tifosi durante il calcio mercato sperano no, nei colpi, nei grandi acquisti. Devo, ma. Di, devo dire <ride> che in, tu, in tutte queste operazioni la cosa che ho, che ho, che ho apprezzato è stata l'onestà delle, delle, delle parole di Culiba che, che ha lasciato diciamo, la Premier per andare sì. a giocare in Arabia e ti ha detto candidamente che con quello che guadagna in Arabia in un anno gestisce il sistema le, le, le prossime 5-6 generazioni è stato onesto perché l'unico sì. diciamo, movente l'unica ragione sono i soldi però ormai quasi si è arrivati alla follia no. non c'è più il senso della misura situazione, tornando, tornando certo. a noi comuni mortali quando parli una società come il Pescara è normale che un cantiere aperto. Poi, come, come, come sempre succede, andando verso la fine del mercato scenderanno i prezzi e si comincia un po' più a ragionare. Poi c'è questa. Adesso che finiscono le varie tournée ci saranno a cascata dalla serie A i giocatori che devono essere mandati a giocare pian piano ci si, ci, ci si riorganizza. Però il fatto che ci sia questa negoziazione col Pisa faccia sì. intendere che ci sia un obiettivo. E non è che voglio dire, si tiri a campare aspettando chissà che cosa, come dicevi correttamente. Tu, bisogna vedere se poi al Pisa dovesse arrivare un'offerta, perché giustamente dice Giovanni: l'accordo col Pescara c'è, sì. però poi se arriva un'offerta eh, migliore per il Pisa, devi rimpostare di nuovo. La trattativa, vedremo che cosa staremo succede. a vedere domani. Staremo domani ci sarà questo vertice telefonico tra Giovanni Corrado, ripetiamo, direttore generale del Pisa e il presidente del Pescara. Daniele Sebastiani oggi era all'estero, il figlio del padrone del Pisa. Quindi tutto è stato rimandato a domani. Eh, Sebastiani si è detto fiducioso circa l'esito di questa eh, trattativa. Mm, facciamo così: vediamo eh, il quadro degli arrivi e delle partenze perché abbiamo detto con Floriani eh, Mussolini, eh, il Pescara eh, ha di fatto. Definito l'undicesima operazione in entrata, ecco gli arrivi: sono Ciocci, Pierno, Moruzzi, Manu, Squizzato, Tuniov, Merola, Masala, Cornero, De Marco e Romano, Floriani. Mussolini naturalmente sono molti giocatori giovani ne sono tantissimi per esempio Moruzzi è un 2004 di cui per carità si parla bene però insomma ha giocato eh, primavera della Juve ha fatto una parte ha anche, anche disputato una parte di campionato con la San Giovannese in Serie D due stagioni orsono stesso Manu è un centrocampista di cui si parla bene 2003 che ha militato nel Matera lo scorso anno due anni orsono nella primavera 2 del Brescia Squizzato si conosce un po' di più perché insomma oltre ad essere stato all'Inter ha giocato anche in Serie C con il Renate e con la Juve Stabia, soprattutto lo scorso anno si è messo in evidenza con il Renate. Abbiamo avuto ospite no? nella prima puntata o la seconda Samuele Olivi che era il vice e l'attuale vice di Dossena, che però è passato alla Provercelli. Ci ha parlato con Dovizia di particolari di mm. questo ragazzo. Secondo eh, Olivi. No? Tra l'altro, Giovanni è Squizzato, è più una mezzala mm -hmm. che non un basso. Però quindi... può fare anche il play. Eh. Cioè ha iniziato il play. con lo squizzato play. poi avevano esatto. Sì, quindi esatto. quindi diciamo che ci sono tanti giocatori più o meno sconosciuti a noi, per esempio Masala Cornero, adesso li stiamo vedendo in allenamento. Sono dei ragazzi anche interessanti, no? Però che non hanno esperienza nei campionati di Lega Pro. Sì, no, questo è indubbiamente. Io stavo mentre tu parlavi, stavo contando: ci sono 18 uscite sì. e 12 entrate, vuol dire che tu proprio ri, ri, rimpasti tutto, tutto, tutto l'organico. E quindi, Molti però sono prestiti, eh? sì, sì, no, sono no, giocatori no, che rientravano. Sì, no, indubbiamente, no, non, non era, sì. era solo una nota oggettiva questa, non aveva nessuna, sì, sì, certo. nessuno sfondo polemico. Qua. Quindi, quando ci sono queste situazioni, è chiaro che devi riallestire anche una rosa con gente che, che si deve affacciare e deve fare, deve fare le prime esperienze. Poi, io dico sempre che preferisco sempre che poi sia il campo a darmi delle idee piuttosto che le informazioni che si leggono così alla... tra, 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 tra detti ai lavori, vedremo in Coppa Italia, certo. più che nella, perché credo che Pescara giochi domani Domenica c'è il primo test vedremo. con la Reggiana, ne ho promossa, affidata quest'anno Alessandro Nessa, si gioca a Fiorenzuola, inizio ore 18, domenica. No, domani diceva Alessandro amichevole domani, domani c'è che è anche sì. l'amichevole che credo sia una squadra di promozione. Villa 2015. Ok, promozione. diciamo che il primo test un po' più attendibile quello sarà quello di domenica. domenica, e da lì insomma eh, vedremo, e nonostante tutto dal 12 al 31 ci saranno altre tre settimane. Quindi diciamo adesso è, è, tutto, in è ecco, tutto in fieri. Ecco, volevo chiedere a Giovanni: intanto vediamo, eh, abbiamo notato tra l'altro in evidenza Dagasso. Adesso ho letto uh, il suo nome. Uh. Questa è credo che mh, fosse il test col manopello, mi, mi pare. Castrum. Ah, col Castrum, sì, con la castrum. Vabbè, una delle due amichevoli che si sono disputate ultimamente. e Da gasso si è messo in evidenza quattro gol, ma al di là dei gol che ha realizzato. È piaciuta la personalità di questo ragazzo, che insomma ha fatto soltanto sino allo scorso anno la primavera era due, sì, giocatore sì. di qualità, sicuramente. Eh... Qualità grandi capacità di inserimento. Ovviamente inserimento. attendiamo test più provanti cioè. come diceva Alessandro. Eh. Ah, io ho notato in uh, quest'ultima amichevole contro uh, Custom Silvi, um, a condizione fisica, cioè gambe pesantissime, Vabbè, sì. cioè, ho visto, credo, ho visto dei giocatori che, eh... che boccheggiavano. Ma ho visto, uh, si parlava di Brando Moruzzi, che sì. secondo me ha una grandissima struttura fisica, sì. è anche elegante, un giocatore bello da vedere, un 2004 certo. eccetera, eccetera, a un certo punto facciamo una fatica ad andare Massimo. quindi nonostante la differenza di categorie quindi aspettiamo prima di dare Ma poi c'è da considerare che Pescara da, mi sembra che si stia allenando in sede e se sede, si è allenato in sede ha fatto tre settimane di preparazione dove, dove si faceva fatica a respirare mm. a noi che non siamo degli atleti professionisti che, che adesso siano imballati e imbambolati dal caldo mm. mi sembra qu quantomeno quanto meno legittimo eh. poi Credo, credo che l'allenatore sotto il profilo della preparazione sia rimasto alle, alle, alle tecniche sì. militari di vent'anni <ride> fa. Certo. Quindi, Lui è legato diciamo, alla sua metodologia. Possiamo anche. avere de degli spunti, tipo, tipo colpire un giocatore piuttosto che un altro. Lui ha citato questo ragazzo. Che l'ha visto palesemente in affanno, uh -huh. eh, ma credo che siano proprio queste amichevoli con queste squadre. Certo, certo. Di, di... Però, ecco, è chiaro che no. ha scelto Zeman no? di voler eh, testare questa squadra con avversari di piccolo cabotaggio proprio per cercare di affinare intese ed automatismi. Io credo per gli schemi offensivi, soprattutto, no, Giovanni, sì, perché io... è come se fosse stato un 11 contro 0. La difesa è stata assai poco sollecitata, se non per nulla. Insomma, le sollecitate, e sì. quindi servono soprattutto a questo. Sì, magari inizialmente sì, però poi bisogna alzare un po' il livello. Ah beh, senso, poi ci sarà la Reggiana, magari qualche altra... Eh ma la Reggiana comunque la affronti dopo un mese e mezzo sì, che ti stai sì, allenando. Sì, sì, sì. No, dico però la Razio, no? affrontare sì, sì, la squadra di prima categoria una razio, probabilmente è la per... razio corretta, eh, legittima, eh, assolutamente... Certo. Non, non ha senso fare mm. delle, delle grandi amichevoli. Adesso, quando è tutto un cantiere, ma poi soprattutto, soprattutto perché, perché Zeman punta molto sulla ripetizione del gesto. Ah, no? sì, Quindi sì. questo è fondamentale, sai, assimilare, memorizzare. Certi movimenti è più facile no, che avvenga con squadre. Ripetendolo, centinaia esatto, di volte. Esatto, con, squadre, no, con squadre con le quali c'è un grande divario, mm -hmm. normale, no? Sì. Chiaro che se tu giochi subito con una pari categoria eh, diventa un po' più complicato. Però, ma, cioè, ma anche perché poi se, se giochi neanche con una pari categoria, fai qualche amichevole una squadra di B o qualcuna di A va a finire in goleata perché è capace certo. che prendi 5, 6, 7 gol mm -hmm. perché è una squadra totalmente non all'altezza di poter affrontare un, un, impegno, un impegno gravoso quindi in, in questo senso mi sembra eh, una, una, un qualcosa di estremamente positivo e che condivido pienamente assolutamente ecco eh, pian piano eh, degli carri a cui rivolgiamo ancora le più sentite condoglianze naturalmente per qualche giorno eh, crediamo che non, non opererà. Ricordiamo uh -huh. è morto il papà in un terribile incidente eh, stradale nel pomeriggio di oggi, eh, quindi si occuperà direttamente delle operazioni di mercato, presumiamo, il presidente Sebastiani. Ecco, pian pianino la società sta completando l'organico. Se competitivo, lo dirà come sempre il campo che il giudice insindacabile. Secondo te, Giovanni, di cosa ha bisogno ancora questa squadra? A parte la punta, c'è cioè bisogno ancora di qualche altro puntello negli altri reparti secondo te? No, per essere proprio completa completa, Massimo sicuramente un altro attaccante, l'abbiamo detto, un esterno offensivo sì. eh, di piede destro che possa giocare a sinistra, visto che mh, è probabile la partenza di Colai, sì. e un difensore centrale, forse per completare, la... anche se Staver ha ben impressionato e tenuto in grande certo. considerazione. Da Zeman e a questo punto una mezzala massima, una mezzala di inserimento di, eh, arriverà sicuramente. È chiaro che bisognerà capire cosa farà Mora. Sì. Nel momento in cui uscirà Mora, entrerà eh, un'altra mezzala. Io credo che con 4, al massimo 5 rit ritocchi la squadra sarà. Una Assolutamente completo. Ecco, però tornando eh, sempre alla rosa del Pescara, Facciamo vedere anche la grafica intera sulla rosa, la rosa bianca-azzurra. I centrocampisti in questo momento sono sette, perché c'è Squizzato, c'è Aloy, che sembra no, incedibile, almeno così è stato detto. Poi eh, mai dire mai nel, sul mercato, però un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, insomma una sorta di jolly. Eh, Manu, che uh -huh. dobbiamo scoprire. Tuniov, Mora, punto interrogativo. Bisogna capire che cosa farà Mora, perché vuole essere protagonista. Probabilmente non gli sarà garantita la maglia da titolare, ma con Zeman, voglio dire, nessun giocatore uh -huh. no, è, è, è sicuro di partire titolare. Io mi ricordo l'anno famoso 2011-2012, forse soltanto Insigne aveva la maglia assicurata da titolare. Eh, Dagasso, che... Sta riscuotendo la fiducia dell'allenatore. Sicuramente farà parte dell'organico. E De Marco, quindi sono sette. Con il punto interrogativo a loi. quindi ehm, Mora. Quindi, se esce Mora, se dovesse partire Mora, potrebbe entrare Sannipoli. Questa è un po' la, Secondo me sì. la sintesi. Secondo cioè. me, questa è la sintesi. E poi il centrocampo sarà completo. Insomma, per tre posti, sette elementi credo che siano eh certo. eh, sufficienti. E poi c'è questo punto interrogativo in attacco, Massimo. Anzi, ce ne sono mm. due. Certo. perché uno, abbiamo detto, riguarda Colai che si parla del Cesena ma la trattativa non è ancora stata definita e l'altro riguarda Vergani sì. abbiamo detto proprio una settimana fa durante il Speciale Calcio Mercato eh, abbiamo parlato della possibile partenza di, di Vergani che o eh, insomma, smaltisce i problemi fisici e si mette a disposizione a lavorare e prova a convincere Zeman, altrimenti potrebbe anche partire, in quel caso oltre a Tommasini arriverebbe un altro attaccante questa eh, è un po' la, la, situazione. la situazione. Anche Zeman in conferenza stampa è stato abbastanza chiaro. Se yeah, conosciamo cioè. un po' Zema, insomma quello è un segnale yeah. chiarissimo, no? Ha detto ah, a buone qualità, però ha sempre. Eh, problemi fisici mi sembra che abbia utilizzato questa sì, espressione. È vero. E no? ha le prese con dei problemi Insomma, fisici, ha eh, buone eh, qualità, però ha, no. ha dei problemi fisici che eh, si trascendono. Eh, <ride> è è cioè, cioè, tra l'altro adesso ha le prese con un'infiammazione fastidiosa al ginocchio, recupererà in sette giorni. Comunque salterà la prima ufficiale di eh, Fiorenzuola contro la Reggiana perché si giocherà sul neutro di Fiorenzuola. Come già ricordato, il tuo collega Tullio Tinti, che non risponde mai ai giornalisti, ha un rapporto particolare io ci ho provato devo dire per l'ennesima volta e mi ha risposto ho provato sabato a mandargli un messaggio Vergani è in uscita è assistito appunto da Tullio Tinti risposta secca come è nello stile dei procuratori no ecco questo no risposta di Tullio Tinti come è da interpretare secondo te Giovanni? Da interpretare che la speranza è che Vergani possa finalmente compiere il salto di qualità mm. con Zeman, ma Vergani, secondo me, ha anche mercato, eh. Eh. Cioè non è che non certo. sarà difficile, sarà un'impresa trovare una, una società disposta a puntare su Vergani, e che in questo momento, anche a causa di questo fastidioso infortunio, l'inserimento. È stato un po' rallentato perché certo. le potenzialità ci sono, anche le caratteristiche per essere valorizzato dal, dal 4-3-3 di Zeman sulla carta ci sono, poi bisogna dimostrarle sul campo. Questa eh, non dico che sia l'ultima occasione per lui, però è una grande occasione per tornare ad essere quel giocatore apprezzato eh, tra i gio le giovanili. Sì, no, certo, la prima, certo, primavera è una delle promesse. Il calcio italiano, quindi, fa. quindi bisognerà fare qualcosa necessariamente in attacco, un esterno, un centravanti e poi si vedrà, però in questo momento la necessità è quella di ingaggiare un centravanti anche perché si rischia, domenica prossima, il rischio di, di davvero concreto di giocare punta. senza punta di centravanti punta di, ruolo, di ruolo, poi cupone per carità lo può fare tranquillamente. Eh, ne... Ma è sempre una soluzione di emergenza. Esatto, davvero. una soluzione di emergenza, lo potrebbe fare anche Merola per carità perché sì. lo ha fatto a Foggia con Zeman due stagioni sono. però manca, mancherebbe se non dovesse arrivare Tommasini in questi giorni eh, un centravanti di ruolo perché Vergani è infortunato. Tra l'altro Tommasini, Giovanni si sta allenando da solo mm, mm. perché non, è, non rientra nei piani in del piani, Pisa. Aguilani, sì. Quindi anche questo è un piccolo problema perché nel momento in cui dovesse no, essere a disposizione di Zeman dovrebbe ricominciare. Secondo Secondo te, da capo eh, più o sì. meno la preparazione, immaginiamo, no? Beh, da capo non lo so, Massimo, perché i tempi eh. magari saranno più ristretti, certamente dovrà mettersi al passo con eh. i compagni, quindi possiamo sicuramente ipotizzare un ritardo, no? Un ritardo. È cioè... un grosso ritardo, perché eh, no. il, il, proble il problema, il pro il problema dei, dei, giocatori, dei, dei giocatori che non fanno parte proprio del progetto tecnico. È che ormai la maggior, la maggior parte, io non sono molto d'accordo. Ah. La maggior parte dei, degli allenatori non li portano, non vogliono neanche vederli in ritiro perché sono degli elementi di disturbo e quant'altro. Però il fatto di, di proibire a un giocatore di potersi allenare, di poter avere, certo. è, è, lo, lo, lo penalizza certo. proprio in, que, in questa fase. Perché quando un conto è quando tu. E ti alleni anche quando uno è svincolato è come se fossero svincolati, sì. con la differenza che a fine mese prendono lo stipendio, lo svincolato uh -huh. non prende niente perché un conto è allenarsi col preparatore eh, o con la squadretta vicino, un conto è fare un ritiro con la squadra di appartenenza. Purtroppo eh, il, il dato di fatto è che ci sono eh, già dalla Serie A tantissime rose con i prestiti che ritornano dove certo. tutti avrebbero il diritto ti faccio l'esempio della Salernitana che era in ritiro a Roccarazzo quanti la, giocatori ha la, no, la Salernitana? te ne cito due uno, ha Simi, Simi che è l'attaccante che, che è l'attaccante ex Crotone che certo. non riusciranno a darlo via che guadagna un milione di euro l'anno ha fatto 20 gol a Crotone o 900, ha fatto 20 gol a Crotone due anni fa, sono due anni cioè. che non fa un gol Già l'anno scorso Nicola non lo ha voluto in ritiro, quest'anno in ritiro non c'è andato. Tu mi devi dire una squadra che potrebbe avere una mezza idea di, di provare a rilanciare Simi. E dice devo prendere un giocatore che vabbè viene da due annate disgraziate. Sì. Diciamo che nell'economia di una carriera eh, ci possono stare. Però tu non gli fai fare nemmeno mezz'ora. Eh, di amichevole, quindi in che condizioni? Mm. E, e, e per dare anche eh, come dire, eh, fondamento a quello che ti sto dicendo, sempre in termini di salinità, c'è cioè Dia. Sì. Dia è un giocatore che potrebbe giocare, secondo me, in Serie A, in tutte le squadre che fanno parte della, della parte sinistra della classifica. Okay, ha una valutazione in linea col valore del giocatore. Si è fatta una meniscectomia, ah. che non è una, una ricostruzione di un crociato che ci vogliono sei mesi, però Dia non ha ancora fatto un'amichevole. E finché le squadre non vedono Dia che torna in campo, <ride> no, non lo prende veramente. nessuno. No, che l'anno scorso ha avuto il problema di Pogba che sembrava che avesse eh, un, qualche cosa di, 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 poca, di, di, di poca gravità e per in un invece. anno non, non ha giocato. Uh -huh. Eh, quindi cioè, la solo ti... è un handicap eh, eh, è un indifferente anche però, se sì. le società devono mettere a disposizione gli allenatori ma devono cioè, mettere li... a disposizione però poi giustamente però tu poi... vai in ritiro certo. e non puoi andare in ritiro con 50 giocatori certo. che poi dovresti occupare due hotel perché un hotel non basterebbe certo. neanche cioè dovresti fare dei turni diventerebbe un villaggio turistico questo certo. va bene però poi quando tu proprio non lo fai allenare col gruppo è un giocatore che lo prendi, lo prendi con grande ritardo. Poi è vero, si alleneranno. però è un conto. è, è, cioè, è, è anche la un boomerang di... per le stesse società. Eh, secondo ma me è un, cioè, però, non un solo... però è un boomerang perché, perché tu quando. Non è, lo... è solo controproducente per sì. il ragazzo. Però, tu, anche per la quando si rientrano i prestiti che non hanno mercato, ti ritrovi cioè. una gestione di bilancio, cioè, cioè, ti voglio dire, Tommasini per me è un buonissimo giocatore, ma nessuno M magari di 16, sicuramente di perché, però ha dimostrato in questo anno e mezzo. Di, di, di poter dire la sua perché ha fatto 7 gol con la Paganese in 6 mesi, 8 lo scorso anno col Taranto. Voi mi direte: 8 gol non sono una grande cifra? Sì, sicuramente non sono un bottino sì. cospi, cospicuo di gol. Sì, però non. con il Taranto di Capuano, che insomma non è che avesse no, fare, 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 questa fare, grande confidenza con, con le porte una, Con una squadra certo. giustamente che importa, ci certo. va sì, poche volte, ti fa capire che è un giocatore sul quale tu puoi provare certo, certo, a lavorare. Certo. Certo. D'accordo, eh, poi valgono di più gli 8 gol di Tomasini rispetto ai 16 cioè. di una squadra che è arrivata secondo o terza in classifica. Questo è fuori, fuori discussione, non c'è dubbio. No, parlando di allora, Pescara, sì. l'esempio calzante è Palmiro l'anno scorso: sì, Massimo, no? No. Cioè Palmiro fuori squadra, non convocato nel ritiro del Napoli. Quanto tempo ci ha messo a mettersi al, sì, pa, al passo vero. dei compagni? Hai detto bene? mesi, due, tantissimo, mesi. tantissimo, è vero. Eh, poi eh, chiaramente è stato condizionato perché eh, ha cominciato da solo si è allenato da solo perché il Napoli l'ha di fatto abbandonato uh -huh. poi quando è arrivato qui per mettersi, rimettersi al passo dei compagni di squadra ci ha, ha impiegato tanto tempo sì, si è anche, è, fatto, è anche infortunato con, con, questo con questo allenatore che fa della condizione atletica praticamente un, un elemento imprescindibile non puoi neanche dargli, eh, far, far giocare un giocatore che ha tre marce indietro certo. rispetto ai compagni di squadra perché poi non la vede mai la palla? Assolutamente, assolutamente. Allora, ci dobbiamo fermare. Pubblicità, linea al nostro Dino D'Angelo, che non ho salutato, lo faccio adesso. Tra pochissimo ci rivedremo per la seconda parte. E torniamo in diretta su Rete 8 le 22, un minuto con Giovanni Totodonati e Alessandro Alberti. Abbiamo aperto con la tragica notizia della morte del papà del DS Daniele Delli C'è anche la nota naturalmente della Pescara Calcio. La facciamo vedere la Delfino Pescara 1936. Si stringe al dolore del proprio direttore sportivo Daniele Dellicarri per la scomparsa questo pomeriggio del suo caro papà eh, Giuseppe. A seguito di un grave incidente stradale, sentite condoglianze da parte di tutta la società biancazzurra. Doveva intervenire lo stesso presidente Sebastiani, in apertura chiaramente non se l'è sentita. E quindi facciamo una trasmissione davvero molto molto particolare perché non c'è, eh, ripeto ancora una volta, lo stato d'animo giusto per eh, parlare in modo anche leggero, come facciamo sempre, eh, di vicende calcistiche come giusto che sia. Però continuiamo a farlo con, per rispetto ai confronti dei nostri telespettatori, per rispetto anche, perché lo facciamo con sobrietà, con assoluta sobrietà, nei confronti di Daniele, a cui rivolgiamo ancora le più sentite condoglianze, non solo a lui, ma all'intera famiglia per la scomparsa del caro papà scomparsa eh, direi anche prematura parlando ancora dell'attacco eh, giovanni eh, si, mh, si, mh, si è puntata l'attenzione su russini se dovesse uscire colai domani ci dovrebbe essere perché eh, ricordiamo colai perché non può andare ancora al Cesena da Fabio Artico che è il direttore sportivo del Cesena lo aveva avuto alle sue dipendenze all'Alessandria in Serie B due stagioni o sono perché il Cesena deve dare Steven Spendi una delle, delle, uno dei giocatori più interessanti dell'intera Serie C lo scorso anno 12 gol se non vado errato con il Cesena e c'è questa trattativa in corso con l'Empoli ma attenzione c'è stato l'inserimento anche del Pisa quindi il Cesena deve dare Steven Spendi classe 2003 una volta che ha fatto questa uscita potrà ingaggiare eh, Colai di conseguenza anche il Pescara è legato a Colai perché deve prima cedere Colai per poter ingaggiare Russini ma attenzione a Cangiano Attenzione a Cangiano: un 2000, che sicuramente è una qualità importante per la Serie C, i costi sembrerebbero essere elevati di proprietà del Bologna. Il ragazzo probabilmente non vuole scendere in C e guadagna tanti soldi. Giovanni, com'è la situazione? Sì, non vuole scendere in C, però insomma, non è che abbia dimostrato ancora il suo valore. Anche lui è una promessa. tu anche lui è una promessa, deve chiaramente trovare continuità. E, e, insomma, 23 anni massimo, certo. eh? quindi una consacrazione. <ride> a quest'età eh, bisogna trovarla. Eh, sì, sono questi i nomi, hai descritto bene quello che è lo scenario, quindi io credo che entro una settimana si definirà anche questa, questa situazione e poi il mosaico sarà quasi completo, io, per la costruzione della nuova scuola sia sì, a buon punto, Dai, alla fine quei 4-5 acquisti il Pescara li farà e renderà più competitiva. La rosa, e poi ovviamente tutto nelle mani di Zdenek Zeman. Eccola, no? qui la rosa del Pescara 2023-2024. Naturalmente eh, non è ancora finito il mercato. Ricordiamo primo settembre, se non vado errato. Primo settembre, io continuo a dire due mesi di mercato: sono un'esagerazione. Non so se sei d'accordo, Alessandro. No, ma anche se tu. Sono eh, un'esagerazione, ma, eh, eh, un ma. Perché poi tutto si risolve negli sì, ultimi 10-15 sì, giorni. No? A, anche quest'inverno. Il, 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 il mondiale doveva essere ovviamente uno dare lo spunto per programmare e poi come al solito si fa tutto alla fine, però eh, questa ormai è una, è una situazione che andrà avanti per, per, per molti anni Problema, il problema di, di, di questi mercati perché è così dilatato secondo te tu da, ha detto Ma i perché, lavori perché, si cerca, perché, perché visto che il mondo ormai dice, si ragiona in termini di globalizzazione mm. si cerca di tenere una finestra aperta in modo tale che possano essere coinvolte tutte le federazioni, mm. le, le federa, le federazioni straniere per esempio in Svezia stanno giocando il campionato perché ci sono problemi ah, ovviamente di temperature Quindi. sono già da due, da due mesi che giocano e poi ci sono anche i vari regolamenti delle varie squadre, per esempio in Sud America nel campionato brasiliano il giocatore che disputa l'ottava presenza nel campionato non può più essere venduto nel mercato brasiliano ma deve essere venduto per forza fino a generare nel mercato straniero. Quindi la, la, questa finestra molto, molto larga consente a tutte le federazioni di poterci entrare. Eh, però poi di fatto non succede, non succede niente. Perché ovviamente la, la Lega Pro attinge dalle da, 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 da squadre italiane. Raramente si prendono giocatori, giocatori stranieri e quindi si aspetta che ci sia anche l'incentivo all'esodo. Nel caso del giocatore del Bologna, perché tu dicevi che è un problema sì. per far arrivare eh, Cangiano. Cangiano a Pescara se ha un salario elevato si arriva verso la fine Infatti. e si fa in modo che chi ti... Chi È te lo deve dare... E, Sempre che non e, trovi però una adeguata collocazione. Sì, però l'aspetto poi... de, 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 del bilancio, bilancio salariale bilancio. Ha, ha una valenza. Assolutamente. Tanto si risparmiano i due mesi estivi. Eh, eh, certo. Anche l'anno scorso a Cervi pur di andare alla all'Alapa, pur di andare all'Inter ha, 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 no, ha lasciato due stipendi. Certo. Alla, alla, alla Lazio pur di andarsi ha rinunciato e quindi chiaro. voglio dire le, le, lo stesso film con delle unità di misura diverse anche in Lega Pro, è uguale. è uguale intanto due ex biancazzurri Giovanni hanno trovato sistemazione, parliamo di Luca Crecco che domani svolgerà il primo allenamento con il Latina e Alessandro Crescenzi che è il nuovo giocatore del Monterosi eh, quindi in bocca al lupo sia a Crescenzi che a eh, Crecco, detto questo io volevo parlare anche di Antonio Raimondo perché è un nome nuovo che abbiamo, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi sul nostro sito, abbiamo scritto una notizia, insomma che c'era questo interessamento del Pescara, classe 2004, eccolo qua abbiamo anche qualche azione campionato primavera, lo scorso anno 15 gol in 30 partite, un mancino per caratteristiche, chi lo conosce bene dice che assomiglia tantissimo a Edi Bivi giocatore mobile, di qualità eh, queste sono alcune immagini del campionato primavera, ripetiamo lo scorso anno 15 gol con la maglia del Bologna, già collezionato quattro presenze in Serie A e un 2004. Quindi, stiamo parlando di un giocatore molto giovane. Maggio 2022, prima titolare in Serie A, prima e unica da titolare in Serie A, lanciato da Sinisa, dal compianto Sinisa-Mijailovic in Genoa. Bologna è terminata 0 a 1. Insomma, piace molto Giovanni A. Dell'Icarri e il suo procuratore è un ex attaccante del Pescara Galli. Che è Beppe Galli. Galli. E... Un procuratore interessante. Ho mm. visto qualche video, ma Ovviamente, Beh, so, cioè, parliamo sempre di. Sono... <ride> no, <Beh>. di solito <ride> vengono inserite no, le, le sì. immagini migliori. Potremmo chiedere a Luciano Zauri a proposito mm. nei prossimi giorni. Magari lo contatteremo perché eh, due anni fa lo fece debuttare in primavera Luciano Sauri. Sì. Lui ha giocato spesso, massimo sotto età, non nelle varie categorie eh, giovanili, come hai detto bene tu, bene. ha anche debuttato mh, in Serie A, eh, però, insomma, il Pescara già eh, mm. non so se ci sarà spazio, no? Dovrà partire ah, infatti, qualcuno, c'è certo. Cuppone che può fare la prima punta. Eh, potrebbe essere un'occasione nel caso in cui il Pescara, non so, dovesse ingaggiare eh, anche Spalluto, oltre a Tommasini, eh, poi dopo. Tommasini, Spalluto <ride> sì. e Raimondo, però poi Cuppone, insomma sarebbero anche un po' troppi. Eh. Per te insomma Vergani saluterà Pescare. No, secondo me eh, ci sono buone possibilità, eh. dipenderà anche da lui magari, eh. anche da lui. perché insomma aver riascoltato quelle parole di Zeman mi mm. ha fatto un po' perdere per questa idea. Vedremo, vedremo. Vedremo. Vergani, anche lui, ha giocato nel Bologna, classe 2001, scuola Inter. Lo ricordiamo, ex Salernitana. Ecco, tanti errori fatti dai giovani, forse mal consigliati. No? Quelle, le promesse no? che dalle, dai settori giovanili passano direttamente o in Serie B o, in, o a, a dir, addirittura in Serie A. È sbagliato, perché ci vuole un percorso, una tappa intermedia. La Serie C è un campionato, per, a mio avviso, performante e molti giovani sbagliano cioè, lo stesso Insigne, stiamo parlando di un grande giocatore che ha giocato in nazionale dalla primavera del Napoli è andato prima sei mesi a Cava dei Tirreni in Serie C e poi un anno intero a Foggia con Zeman prima di approdare a pescare in Serie B con lo stesso Zeman, cioè, anche Insigne ha fatto questo tipo di percorso Ma diciamo che, poi... che dici tu Alessandro? Io, io dico che ogni, ogni singolo giocatore ha la sua storia, credo che <coughs> La, la, la cosa che debba fare un agente, soprattutto quando, quando, quando gestisce i giocatori così giovani, la, la cosa che deve fare è cercare di trovare un progetto tecnico, anche se il termine progetto è un termine un po' troppo grosso, però credo che la cosa più importante sia, dico progetto tecnico per cercare di, di, di mandare il ragazzo giovane nella società dove possa veramente fare un numero importante di di presenza piuttosto che vedere la partita o dalla tribuna o dalla panchina perché poi si rischia di perdere un anno quindi quando tu hai detto la promessa, la promessa della promessa, della promessa, e dopo arrivi a 22-23 anni, non sei più una promessa, non sei neanche un giocatore under diventi un over e poi ovviamente ci stanno le promesse del 2007 del 2008 che Ti scalzano. Anche i eh, lunghi eh, contratti no? che legano questi ragazzi a queste grandi società diciamo, non sono però, bene allora, per i ragazzi se sai, no? il, il Bologna in Serie A si ha un 2004 ah. che gioca in primavera. Che ti ha fatto tutto il settore giovanile giocando sempre con due anni in anticipo, con quelli più grandi certo. di lui. È evidente che è un giocatore un po' come Raspadori che certo. ha bruciato le tappe. Allora la società si tutela e gli fa il contratto di cinque anni. Il problema successivo è che se il ragazzo non può giocare titolare nel Bologna in A e, e a giocare in primavera, scusatemi il termine, è scoglionato, lo devi mandare perché non deve dimostrare, niente, lo devi mandare a giocare. Allora lì mm. è la scelta veramente delicata, perché tu devi azzeccare la società dove il ragazzo possa giocare, allora devi, devi verificare un attimo l'allenatore, il tipo di club, l'ambiente, ci sono tutta una serie di considerazioni, molto spesso si parte primariamente dall'aspetto economico trascurando tutto il resto e invece bisognerebbe avere sempre nelle scelte un, un giusto compromesso e un giusto equilibrio, però non è, non, non, non è semplice perché poi indubbiamente una squadra di serie B ti può dare un emolumento che una squadra di serie C non ti può dare allora incomincia ad avere delle incertezze nelle scelte certo. eh, non, 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 è non è semplice non è semplice però è semplice. molte volte sono fare meno, le ma... scelte eh? sì sì no questo sì però è però... chiaro che sono molto, mh, spesso mal consigliati questi, queste giovani promesse come Vergani perché Vergani è, è davvero no, all'inter non so se ricordate sì. fece vincere un torneo di Viareggio aveva soltanto 16 anni era sotto età rispetto ai suoi compagni di squadra se ne parlava mm. un gran bene ha sbagliato delle scelte lo stesso Vergani poi c'entra anche magari la voglia di arrivare la testa, la capacità sì. di sacrificarsi per carità sono tutte cose vere queste eh. ma io continuo a dire che per un giovane che arriva dal vivaio ecco la tappa intermedia di una serie C ma anche una serie D non è, non è poi così, voglio dire, cioè sarebbe, sarebbe forse la soluzione, però poi subentra anche il fatto del, eh. diciamo, del, del prestigio, del fatto di eh. non voler scendere, ecco perché ti dico, fare una scelta eh, mm. oculata presenta delle insidie, sono tante le sfaccettature, eh, eh, che, tante le, le, le variabili che tu devi mettere. Sì, sul sì, tavolo, infatti, primo, su prima questo, di scegliere assolutamente, sono d'accordo eh, tra l'altro c'è da dire che mh, in uscita ci sono Scipioni 2004, attaccante del Pescara intanto stiamo rivedendo qualche immagine della scorsa stagione, i gol di Vergani che sono stati 6, ha giocato poche partite quindi insomma non, non, ha fatto ma, non ha fatto neanche male in termini realizzativi se vogliamo, perché poi di fronte, anzi davanti c'era un certo Lescano che ne ha fatti 20 di gol Stavo dicendo in uscita Scipioni e prima c'era e prima, quando Lescano ha avuto il momento di blackout con la società che ha litigato, c'era quell'altro che è stato venduto, come si chiama? Il rumeno lo slovacco? Ah, so, tutta! Eh, sì, è, è vero, hai ragione. I sì, ragazzi, ha, 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 ha giocato poco, sì, eh, sì, sì. però quando ha giocato ha fatto, ha fatto, ha fatto, ha fatto il suo, suo dovere. Su Quest'anno Quest sì. dovrebbe, diciamo, certo. si, si, si auspica che si possa consacrare uh -huh. e giocare con più continuità. No, l'ho detto bene: certo. cioè, ha giocato poco, ha fatto anche bene per sì, quello sì. che ha giocato, però. Bisogna avere continuità, Alessandro. A proposito di, di, di salti, cioè dalla primavera alla serie C già c'è una differenza sì. abissale. Figuriamoci tra primavera Beh. e serie A. Ma sono, guarda che c'erano, sono pochi ali che possono anche, restare. C'è differenza cioè, Baldanzi, anche, Baldanzi, poi, di differenza anche in a tra campione. la primavera e, la, e il campionato nazionale di sì, sì. cioè Sono due emisferi completamente. Sono mm. delle, delle, delle categorie completamente diverse, perché tu comunque poi ti vai ad affrontare con, de, con dei giocatori organicamente già adulti, quindi ci sono delle insidie. Eh. Per esempio per me le seconde squadre aiutano tantissimo i giovani. Cioè la Juve ha fatto una cosa, secondo me, avveniristica. Infatti gli sta andando dietro l'Atalanta. Secondo me è sì. un'ottima soluzione per i giovani del Vivaio. Eh sì, perché a, a questo punto tu riesci ad avere una continuità, perché certo. tornando al discorso che dicevamo prima. E io parlavo dei prestiti che ti rientrano, però poi la maggior parte dei giocatori del vivaio Atalanta, queste grosse squadre, vanno a giocare. Certo. Vanno a giocare, allora a quel punto, se c'hai la forza in qualche club dove investi tanti, certo. tanti soldi, di poter avere la seconda squadra e tu te li gestisci dentro, cra, dentro casa, certo. anche, anche alla Juventus. Erano dei giocatori come Palumbo che giocavano nell'Under sì, sì. nell 23 e poi se li portava lui in panchina, che tu allarghi anche la rosa Ma, ma poi sono campionati che forgiano dal sì, punto di vista un... proprio caratteriale, cioè voglio dire la serie C, la serie C è un campionato che per un diciottenne è un campionato che aiuta a crescere a mio avviso, sì. È sì. molto di più di un campionato di B dove non giochi. Però perché... se hai la fortuna di, eh. di appartenere a una squadra che fa la serie e tu sei già dentro, eh, ma certo. eh, cioè, hanno tutti dei tutti grandi, vatti. perché tu riesci... A, a valutare, per esempio, alla Juventus si allentano tutti nello, alla, non è alla Continenza, non è sì, che si sì. allenano, certo. uno si allena a caselle all'aeroporto. E, alla... e quello aiuta perché si incrociano anche con i campioni, è tutto un altro ambiente. però chi lo può fare, eh, c'è cioè, so. chi ha le strutture. L'Atalanta lo può fare, certo, che hanno certo. a Zingonia un centro clamoroso, lo possono fare laddove. Ci sono delle strutture e ne avranno anche dei grandi vantaggi. Oh, Stavo dicendo dei giocatori in uscita: Giovanni Belloni sicuramente andrà a giocare. C'era l'interesse del Notaresco, ma non è scontato che vada a Notaresco in Serie D. Uh -huh. Sicuramente ci andrà Scipioni, che è un classe 2004, a rinforzare l'attacco della squadra di Alessandro Bruno, che quest'anno ha fatto un autentico miracolo, dobbiamo dire, eh? <ride> da quando ha sostituito Tiziano De Patri. un finale di campionato pazzesco con la salvezza nello spareggio eh, col Roma-Sita. -Sì. City, eh, e quindi complimenti ancora a Alessandro Bruno che guiderà la squadra dall'inizio della stagione, era partito come calciatore lo scorso anno, poi insomma ha miracolo scari. perché due spareggi: esatto, no? quello per spareggi. andare a no? il doppio, doppio miracolo col Monte Giorgio prima sì. e poi con il Roma City, fuori casa se non, sì. casa, se non vado errato. Sì. Allora eh, facciamo così: parliamo anche del Pineto perché il Pineto si è mosso tantissimo, ragazzi. Uh -huh. In questo mercato, squadra rifatta ex novo, ma era anche normale che fosse così. Eh, io vorrei ricordare velocemente tutte le operazioni di entrata che sono state ratificate dal DS Marcello di Giuseppe. Tonti, Evangelisti, Marafini, ex Pescara, Amadio, un ritorno Germinario Lombardi. Bisogna vedere in grosso ancora. Eh? Problemi fisici. Mh, ci hanno detto che insomma. Eh, sta per superarli e quindi sarà tesserato a breve. Non so se è già stata fatta questa operazione. Comunque in grosso dovrebbe far parte del, del Pineto. Volpicelli e Gambale sono i due colpi in attacco. Volpicelli non ha bisogno di presentazione. giocatore di grandissima qualità 92. Eh, ex Matelica, ex Viterbese, uno che sposta gli equilibri. L'abbiamo visto anche in Serie C. Il Pescara l'ha affrontato quando militava nella Viterbese. Lo stesso Gambale, un attaccante molto interessante, un classe 98 che si è messo in evidenza due stagioni sono nella prima, eh, al primo campionato tra i pro col Montevarchi 12 gol l'anno scorso era andato in prestito dal Montevarchi all'Avellino pensate in prestito soltanto tre reti una eh, stagione diciamo così molto travagliata per gli Irpini, poi è stato molto bravo eh, Marcello Di Giuseppe a capire la situazione e arrivare prima degli altri perché Gambale era conteso da tante altre società. Eh, poi Pellegrino e Mattia Ruggero, 2005 e 2004 rispettivamente mezzala e esterno d'attacco, entrambi mh, provengono dalla Roma a titolo definitivo, Luca Schirone a titolo definitivo, o meglio svincolato un 2003 e una mezzala che ha giocato lo scorso anno era il capitano della primavera del Verona di proprietà della Cremonese la Cremonese lo ha svincolato e Di Giuseppe lo ha preso subito eh, poi anche eh, storia degli ultimi giorni i due e quinti perché sarà un 3-5-2 eh, quel il modulo il sistema di gioco utilizzato da Daniele Amaulo confermatissimo stiamo parlando di Borsoi terzino sinistro eh, dalla Spal e Baggi terzino Destro dal San Giuliano, entrambi a titolo definitivo, sono eh, due giocatori che hanno appena 20 anni, 2003. Teraschi torna uh -huh. anche eh, in Abruzzo perché veniva dalla, 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 dalla Flacco, dal Delfino. Eh, dal delfino. Dal Delfino che adesso si, eh, si chiama Folgore Delfino Curi Pescara. Uh -huh. Un 2001 che ha avuto tanti problemi di natura fisica. Speriamo che li abbia superati. E era stato portato proprio da Di Giuseppe Alatina, lì si è messo in evidenza, ha vinto il campionato di Serie D, si è messo anche in evidenza, ha fatto vedere le sue qualità in serie C. L'anno scorso purtroppo soltanto 5 presenze, una da titolare contro il Pescara. Se non vado errato, proprio la seconda sì. giornata di campionato. Sì. E insomma, eh, torna in Abruzzo, eh, indosserà la maglia del Pineto e poi attenzione, anche tra che è un giocatore di cui si parla benissimo, lo uh -huh. scorso anno circa 40 presenze tra campionato, playoff e pool scudetto con la maglia del Pineto, era in prestito dal Giulianova, non insomma non. è stata risolta anche questa situazione e giocherà un 2004 che giocherà nel Pineto, se ne parla molto bene, vero Giovanni? Sì, sì, modo. un giocatore interessante che è, è, è tornato praticamente, sì. a Pineto possiamo ufficializzarlo, non si ferma qui, Io ho incontrato il DS di Giuseppe proprio quando c'era tra Pescara e Castrum Silvi si attendeva una novità su Ingrosso, però insomma eh, trattativa in, in dirittura d'arrivo, dovrà essere solo ufficializzata, insomma, nei prossimi sì. giorni credo che non ci siano problemi. Eh, poi mi diceva che doveva comunque completare l'organico, quindi... L attaccante, sicuramente. attaccante ecco, si un parlava proprio di, di strada, no? figlio di sì. Pietro Strada che tu Come, ricorderai, un no? giocatore di grande qualità. Ex di ex grande grande qualità. di Ventola, dell'Ascoli, Baggio è stato definito, poi un altro esterno, Iaccarino dovrebbe essere. Quindi insomma ancora da... Da rifinire la squadra, però mi sembra un, un progetto interessante. Interessante, assolutamente, la squadra è un mix di gioventù sì, e di sì, esperienza. Sì. Secondo me ha fatto già una buonissima squadra il Pineto, allora ne approfittiamo per andare ad ascoltare proprio Daniele eh, Amaulo perché domani il Pineto giocherà contro il Notaresco a Isola del Gran Sasso. Insomma, sarà un test sicuramente più probante. Sentiamo, mister, Vabbè. un piccolo bilancio Vabbè. di questa prima parte di preparazione? Beh, un bilancio sicuramente positivo, secondo me stanno svolgendo un buon lavoro e, è veramente una fase importante perché il campionato sembra che ancora sia lontano, noi abbiamo bisogno di, di tanto lavoro e in questo periodo ecco, ci può permettere di trovare quei meccanismi, quella tra una squadra tutta nuova, diciamo, quindi abbiamo bisogno di tanto lavoro e secondo me lo stiamo facendo Molto bene, speriamo di migliorare ancora sia sì la qualità degli allenamenti e trovare un equilibrio come squadra perché poi ce lo troveremo, diciamo, eh, troveremo una, che sia una cosa vantaggiosa per il futuro. A proposito di miglioramenti, domani amichevole con il notaresco si aspetta di miglioramenti dal punto di vista tattico? Beh sicuramente perché magari già l'ultima volta con la Flacco ho visto che è un buon sviluppo di gioco sicuramente domani avremo una squadra di un livello ancora superiore però noi a prescindere di chi Abbiamo di fronte, dobbiamo trovare un attimo un'identità come squadra, sia nello sviluppo del gioco, sia anche nella fase di non possesso. L'ultima gara l'abbiamo fatto bene. Mi aspetto che magari che manteniamo questo livello di attenzione, di concentrazione e di interpretazione delle situazioni su cui lavoriamo. Per quel che riguarda invece il mercato, come vede la sua squadra? Manca qualche elemento importante. E, diciamo, uno per il reparto, perché magari dietro ecco, stiamo valutando ancora le condizioni di ingrosso, davanti Giambè ancora non è disponibile, quindi sono due settore parti dove abbiamo bisogno sicuramente di un paio di elementi, poi stiamo eh, cercando anche un giocatore come esterno di centrocampo e l'obiettivo è ecco, di portare almeno prima possibile tre giocatori eh, con le caratteristiche giuste che secondo me questo organico ha bisogno in questo momento. Insomma, due o tre elementi per completare l'organico. Ringraziamo Federica Rogato, addetto stampa, ne ho detto stampa del Pineto, insomma anche questo è un rinforzo direi di qualità. Eh? Assolutamente. Eh, la ringraziamo Federica. perché è sempre molto Sono presente la... Federica, grande professionista. Abbiamo detto del eh, Pineto, Pineto che domani affronterà in amichevole, come già ricordato da Federica Rogato eh, in precedenza da noi, il notaresco ad Isola del Gran Sasso domani pomeriggio. Il Pescara invece avrà questo primo impegno ufficiale domenica prossima a Fiorenzuolo. A campo neutro contro la Reggiana di Alessandro Nesta, neotecnico della formazione Emiliana, promossa in Serie B, l'allenatore che ha colto questo successo, Aimo Diana, invece l'allenatore e il tecnico, il neotecnico del Vicenza. Che cosa c'è da aspettarsi secondo te da questa, secondo voi Giovanni e Alessandro, da questa, da questa prima ufficiale del Pescara Perché è vero che insomma questa sarà la prima partita che conta sì, sì, sì. in questo precampionato. C'è da aspettarsi qualcosa di particolare secondo Vabbè, me? Il risultato, secondo me, è la mm. cosa meno importante. Mm. È chiaro che tutti i tifosi vorrebbero, me, anche la società vorrebbero vedere una squadra già organizzata, che abbia già assorbito almeno no, i rudimenti del 4-3 Mariano. Perché non, non dimentichiamo che il pescare è stato ricostruito. Certo. Cioè, se andiamo a vedere poi la probabile formazione titolare, quella che giocherà. Non so, i reduci saranno 3-4 ma massimo. io ho contato. Saranno cinque novità rispetto all'ultimo all'undici dello scorso anno, allora, eh? due eh, ah, tu dici Milani, Milani Tu lo eh, se, se, conti se noi consideriamo i titolari allora, in difesa, l'unico titolare Pierno o eh, Floriani Mussolini, okay. cioè l'unica novità tra, 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 tra quelli che sono arrivati. Centro no? Centrocampo. Poi tutti gli altri sono quelli dello scorso anno, a meno che Ciocci non soffi il eh, posto no, no, a no, pensare, allora, allora, centrocamp centrocampo. Centrocampo totalmente esatto. ricostruito, Quindi mettiamo siamo noi 4. Attacco solo Merola. E se c'è ancora, ancora Vergani. Ma ah, Io mi aspetto almeno 6-7 eh. titolari nuovi rispetto alla passata mm. stagione. Quanti sono gli acquisti? Abbiamo contato. Sono 11. 11. In questo momento sono 11, 11, 11 operazioni 14. fatte in entrata. Vedremo, vedremo anche... Ah, tra Ciocci e Plizzari. Cioè... Eh, capito. Cioè, anche poi... Vabbè, eh. staremo a vedere come. Quanto meno vorremmo vedere una squadra... Certo. Ma ripeto Massimo, organizzata con qualche eh, meccanismo già interiorizzato eh, mi ho distratto un attimo perché stavo leggendo il ah. collegio di garanzia che ha respinto i ricorsi ah, ecco. di Alcione e Fano sì. Massimo, no? e anche quello della Spalle e quindi tutto come prima. Quindi tutto come prima. Cioè un'estate poter... però un'estate infinita sì, perché sì, poi sì. Eh, i calendari, eh, i campionati slitteranno, mm. l'inizio dei campionati slitterà per ovvi motivi perché il 2 tra pochissimo, quindi mm. dopodomani, ci sarà l'udienza davanti al Tar no. e il 29 agosto, se non dovesse essere anticipata, l'udienza davanti al Consiglio di Stato. Uh -huh. Gravina è fiducioso che si possa anticipare l'udienza davanti al Consiglio di Stato, magari per non far slittare i campionati. Ci crediamo poco. Ci crediamo poco, anche perché c'è il Ferragosto di mezzo, insomma, ci sembra molto complicato, no? Però no, se l'ha detto Gravina Gravi, Gravina ha detto... Proveremo ad anticipare. Proveremo ad anticipare l'udienza al Consiglio, Consiglio di Stato. E, Alessandro, la prospettiva è Pescara, perché tutto può accadere nel calcio, poi c'è una categoria di differenza tra Regione e Pescara, ci mancherebbe. E, e quella, la prospettiva è di affrontare il Monza il 13 agosto in diretta televisiva su Italia 1 a Monza, ore 21.15. Cioè, non sarebbe male, no? Me lo auguro, <ride> me lo auguro però. Mm. Non mi posso neanche sbilanciare, perché la domanda che volevo farti, voglio dire, queste squadre che hanno affrontato il Pescara, sì. in queste, nonostante fossero siano squadre, diciamo, di dilettantistiche, eh, almeno erano un po' allenate o li hanno presi no. direttamente dalla spiaggia Beh, per fare no, l'amichevole? La no. È chiaro che non, è, non, è, non avevano e bruciato allora non la non preparazione. Dare, non ti posso dare una risposta. Cioè, io credo che la Reggiana evidentemente avrà a, a qualche cosa... Sicuramente più del Pescara perché c'è una categoria di differenza. Bisogna vedere se in, questi, certo. se in questa settimana si sciolgono un po'. C'è una partita che non, non ti saprei adesso, certo. onestamente. Eh, cioè, che cosa ti no, aspetteresti tu? Da una, da una... No, mi, mi, mi aspetto di, di, di vedere se la squadra del Pescara ha, ha, diciamo, ha, delle, ha, ha, un, ha un briciolo di identità. Sanno quello che, che devono fare di là. Credo che ci sia una squadra sicuramente strutturata in, in modo migliore, però poi la partita si, si deve giocare. Se questa domanda me la fai dopo la partita e l'ho vista, certo, forse ti posso forse. dare qualche risposta un po' più aderente. No, è semplice rispondere perché c'è Zamani in panchina. La mentalità, una squadra certo. che voglia attaccare. punto No, no, quello che è mancato l'anno scorso, no? Zeman sì. si è spesso lamentato di questo, no? quando sì, Pescara passava il, passava il vantaggio cercava di gestire. Certo, adesso c'è il vantaggio che Zeman possa aver cominciato un lavoro dall'inizio, no? quello, quello è sicuramente un vantaggio, però è chiaro che la squadra è ancora da scoprire, mettiamola qui perché sono molti giovani, sicuramente interessanti, però tanti, tantissimi giovani, tanti 2004 Giovanni, mm -hmm. eh? alcuni non hanno mai giocato se non in primavera, cioè a Cornero si è visto… Che è anche Cagurità. bello vedersi, sì, no? Sì, sì. Eh, giocatore che assomiglia anche a delle monache per le movenze, però ha fatto la primavera a due. Sì. Eh, Floriani Mussolini, per, anche a causa di un grave infortunio al ginocchio due anni fa, ha giocato solo in Primavera. Eh, Moruzzi, tranne i sei mesi, i sette mesi alla San Giovannese, ha giocato in Primavera. Uh -huh. Aspettiamo chiaramente. Tutto da scoprire. Tutto da scoprire. Mm. Un pescare da scoprire. E allora ricordiamo che domani ci sarà l'ultimo test prima della Coppa Italia contro il Villa 2015, ore 18, allo stadio Mastrangelo di Montesilvano, Villa 2015 che parteciperà al prossimo campionato di promozione, allenato quest'anno da Alfredo Castellano che aveva una qualità a immensa qualità, sì. a proposito di qualità quando giocava. Allora abbiamo concluso questo appuntamento con una speciale calcio mercato in tono minore, ricordo la notizia del lutto appunto nell'ambiente della Pescara Calcio perché è morto in un eh, tragico incidente stradale il papà del DS Daniele Dellicarri, Giuseppe eh, Delli Carri, eh, padre appunto di Daniele, mh, vittima di un incidente mortale, statale mortale sulla statale 673, la tangenziale di Foggia. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, ha coinvolto oltre alla vettura di Giuseppe Delli Carri anche un mezzo pesante, è intervenuto anche l'eli soccorso, ma non c'è stato nulla da fare. E più sentite condoglianze a Daniele e ai suoi familiari. Grazie a Giovanni Tontodonati, grazie, grazie ad Alessandro, grazie Alessandro Massimo, Alberti, grazie al nostro Dino D'Angelo e Regia, voi per l'attenzione, ancora una buona serata, ci rivediamo lunedì prossimo.